ufficio gare del comune, è la prima volta che facciamo un concorso di idee e non è stato facile, ma come scaturito dal convegno che abbiamo fatto ieri sera, alcuni partner non sono riusciti ad avere delle idee, per esempio, invece noi ne abbiamo avuto alcune, tra l'altro ordinate anche e separate per campi di sviluppo, come abbiamo secondo me opportunamente diviso, e quindi siamo molto contenti di aver avuto alcune idee e direi anche molto forti, molto specifiche, perché anche gli altri partner che le hanno potute preventivamente vedere, visionare e valutare, sono molto contenti, le ritengono molto, molto utili per il nostro percorso. Puoi tracciare almeno in termini generici che tipo di idee, cioè, per capire di cosa si tratta? Sì, io lo... Quanto meno sì, certo. Le tematiche. Fondamentalmente noi... quelli che hanno vinto, voglio dire. Ci chiedevano in realtà di sviluppare un'idea sola. Però noi abbiamo ritenuto, siccome per noi il cammino di San Martino è un po' un inizio di un percorso di valorizzazione, abbiamo chiesto di poter coinvolgere il più possibile la cittadinanza e quindi di poter mettere a bando diverse aree di sviluppo. Così abbiamo fatto? Abbiamo fatto per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio artistico, per quanto riguarda l'inclusione sociale, per quanto riguarda la cooperazione, per quanto riguarda lo sviluppo turistico. E la fortuna ha voluto che si siano presentate idee per tutte e quattro le aree. In particolare per quanto riguarda la promozione turistica abbiamo avuto un piccolo problema, nel senso che l'idea non è stata, non abbiamo potuto accettarne l'impostazione perché era più impostata in maniera diversa rispetto a come l'Europa ci chiedeva, però per quanto riguarda le altre tre aree invece siamo molto soddisfatti. Abbiamo la proposta di alcune iniziative sul campo educativo che coinvolgono le scuole e che poi si dovrebbero, non so, io le spiego già le idee o le facciamo magari, spiegare magari ai protagonisti. Comunque, per quanto riguarda l'inclusione sociale, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio artistico e per quanto riguarda la cooperazione transnazionale. Grazie. Eleonora, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, brevemente, perché passiamo subito alla premiazione. Come diceva giustamente Davide, per noi è stato un inizio, questo sia il poter partecipare a questo bando europeo e sia questo concorso di idee. Quindi è stata una cosa nuova, bellissima, perché abbiamo potuto sperimentare un nuovo modo di lavorare, condividendo sia il lavoro fatto tra di noi sia con i partner europei. Quello che mi ha colpito ieri durante l'incontro alla San Carlo è che anche città più strutturate per i bandi europei hanno trovato delle difficoltà a trovare dei progetti accettabili. Addirittura la nostra capofila ci raccontava ieri che ha trovato difficoltà ad avere dei progetti e per il concorso di idee. Quindi io sono ulteriormente soddisfatta e orgogliosa che noi invece siamo riusciti a premiare tre dei nostri filoni. E quindi non rubo più spazio e direi che adesso passiamo alle... Quindi diciamo la creatività che è basata sulla solidità di quello che era, vuol dire che il progetto era nelle nostre corde. Sì, vuol dire che abbiamo lavorato bene, vuol dire che abbiamo lavorato molto bene. Grazie.